Fermato dalla polizia per violenza e minaccia, Rosario Dezio, imprenditore e consigliere comunale, ha procurato gravi lesioni ad un operaio rumeno che aveva preso una bombola per riscaldarsi. A Ragusa la polizia arresta un nigeriano 21enne per spaccio di stupefacenti. La droga hashish era occultata all'interno del centro richiedente asilo, dove il giovane era anche ospite. La giunta Musumeci, al vaglio di diverse criticità dalle società partecipate, ormai al capolinea, con una situazione ormai drammatica alla sanità, con l'arrivo a breve di nuovi manager. Partecipate a interessante convegno a Vittore sul piano di sviluppo rurale, sul tappeto i ritardi nell'attuazione delle misure del piano che per l'assessore Bandiera saranno presto rimossi. Per i panificatori siciliani no alla chiusura nei festivi, il grido quasi unanime riaccende il dibattito intorno alla questione che in questi mesi sta lacerando un'intera categoria. Benvenuto a un appuntamento con informazioni su eventi Sicilia. Avete sentito dai titoli dunque la cronaca: fermato dalla polizia per violenza e minaccia a Vittorio, a Rosario Dezio, imprenditore e consigliere comunale, ha procurato gravi lesioni ad un operaio rumeno che aveva preso una bombola per riscaldarsi. L'uomo ha sorpreso nottetempe l'operaio, appunto, che aveva sottratto la bombola dal magazzino. Lo ha quindi picchiato a mani nude e poi anche con un bastone, inoltre con un fucile ha esploso dei colpi in aria per terrorizzarlo. A Vittorio la polizia di Stato ha sottoposto a fermo Rosario Dezio, 41 anni, titolare di un'azienda, che ha punito, procurandogli gravi lesioni, un operaio per essersi impossessato nottetempo di una bombola di gas per riscaldarsi. L'azienda agricola in questione era già nota alla squadra mobile, in quanto era stata oggetto di controlli per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento della manodopera. Dezio ha sorpreso l'operaio di notte con una bombola di gas sottratta dal magazzino. Lo ha poi picchiata a mani nude con un bastone, minacciandolo con un fucile ed esplodendo alcuni colpi per terrorizzarlo. Non pago, l'imprenditore l'indomani è andato a cercarlo, scovandolo in un casolare abbandonato. Lo ha sequestrato per ore inoltre all'interno dell'azienda, rinchiudendolo in un garage. Poi lo ha legato anche mani e piedi, appendendolo ad una trave e colpendolo con un bastone in ogni parte del corpo. La vittima ha riportato diverse fratture e lesioni, guaribili in almeno 45 giorni. Insieme a lui altri cittadini rumeni sono stati picchiati in passato. Sono stati quindi denunciati in concorso con il fermato anche tre congiunti per i gravi fatti di reato. È sempre la polizia, ma a Ragusa, arrestato un nigeriano richiedente asilo per spaccio di hashish. Lo stupefacente lo teneva occultato all'interno del centro di via Crescione Lupus, dove il giovane era ospite. A Ragusa la polizia ha arrestato un nigeriano richiedente asilo per spaccio di stupefacenti. Si tratta di Lucky Yeki, di 21 anni. All'ingresso del centro di via Crescione Lupus, dove era ospite, deteneva hashish pronto per la vendita, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Per settimane sono stati osservati i movimenti dell'uomo e effettivamente la notizia aveva un fondamento di verità, con un viavai di giovani allo stazionare di ospiti nel centro. Predisposti il servizio, gli uomini della sezione criminalità straniera si sono appostati e, appena è stato notato il primo scambio, il nigeriano è stato arrestato e l'acquirente segnalato alla prefettura. La perquisizione domiciliare, effettuata presso lo stesso centro, ha permesso poi di rinvenire diverse dosi di hashish pronte per la vendita, un bilancino di precisione e materiale per il suo confezionamento. Al nigeriano richiedente asilo, la commissione per il riconoscimento allo stato di rifugiato non ha accolto l'istanza e lo straniero ha presentato ricorso, tuttora in via di valutazione. Il GIP, all'esito della convalida dell'arresto, ha poi applicato la misura degli arresti domiciliari presso lo stesso centro. E sono in gravissime condizioni i due fratelli di Niscema, responsabili dell'esplosione dell'attentato incendiario presso un imprenditore di onoranze funebri. Sul grave episodio criminale ci sarebbe la mano del racket del pizzo. Potrebbe esserci a Niscemi l'ombra del racket del pizzo dietro il terribile attentato incendiario commesso domenica sera a danni dell'abitazione di compagni in contrada Vituso, di cui è proprietario il titolare di un'agenzia di pompe funebri. È una delle piste che sarebbero seguendo gli investigatori, che cercano di dipanare il mistero che per ora avvolge il grave atto criminale.
Intanto si sono appresi nuovi particolari sull'esecuzione dell'attentato. Gli autori sono i fratelli Rosario e Alfonso Massimiliano Schembri, rispettivamente di 52 e 40 anni, rimasti entrambi gravemente feriti dopo la tremenda esplosione. Il più grave, che lotta tra la vita e la morte a Palermo, nel reparto ustioni, è Alfonso Massimiliano, il quale durante la notte è stato trasportato d'urgenza con un'eliambulanza presso il nosocomio palermitano, in quanto presentava profonde e varie diffuse ustioni su tutto il corpo. L'altro fratello invece resta ricoverato a Niscema e le sue condizioni permangono gravi. Entrambi sono piantonati nei rispettivi nosocomi, stato di arresto in flagranza per incendio doloso aggravato in concorso fra loro. Si tratta tra l'altro di due soggetti noti alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. Destinatario dell'oscuro messaggio, scritto a lettere di fuoco, è stato Giuseppe Azzolina, titolare di un'impresa appunto di servizio di onoranze funebri. L'uomo non avrebbe saputo fornire al momento ai carabinieri nessun elemento utile a risalire al momento del grave attentato. Voltiamo pagina, sono diverse, in certi casi anche di difficile soluzioni, nodi che riguardano il governo Musumeci. Si va dalle partecipate, ormai in tilt, alle turbolenze della sanità, previste arrivi di nuovi manager. Situazione sempre più drammatica per le società partecipate alla regione siciliana. Si va dalla crisi di liquidità di Riscossione Sicilia con un contenzioso con Montepaschi che ha prosciugato le casse a Sicilia Digitale, che vive ancora lo stress test della causa senza fine col socio privato che due anni fa aveva oscurato i service della regione. In mezzo la vicenda che riguarda l'AST, dove si è scoperto un ammanco di 170.000 euro sugli incassi venduti dagli autisti, e da oggi all'AST si comincia a parlare di rifondazione delle società. Intanto, entro 2 o 3 mesi, la Sicilia avrà i nuovi 18 direttori generali della sanità, 9 all'ASP, 3 policlinici, 5 ospedali, 1 IRCIS e 1 il Bonino Puleio. E questo l'orientamento del governo Musumeci per porre fine ai commissariamenti decisi dal governo Crocette, che finora hanno retto le aziende. Lo conferma anche l'assessore regionale Ruggero Razza, alla luce della pubblicazione del parere dal richiesto al Consiglio di Giustizia Amministrativa sul rinnovo dei vertici sanitari. Riflettori adesso puntati sulla recente convegna a Vittoria sul piano di sviluppo rurale connessa ai ritardi nell'attuazione delle misure previste. Per l'assessore regionale Edi Bandiere, presente al convegno, la Regione farà di tutto per risolvere queste criticità. I ritardi nell'attuazione delle misure sono enormi, ma il governo regionale farà di tutto per risolvere le criticità nei territori, soprattutto in provincia di Ragusa. Parola dell'assessore regionale Edi Bandiera, intervenuto al convegno a Vittoria, dal titolo Stato del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 in province e criticità emerse nelle misure già in itinere. Il confronto, organizzato da PM Sicilia, Ordine Agronomo e Confagricoltura, è stato molto partecipato, a dimostrazione di come il tema sia fortemente sentito nel territorio, nutrita anche la rappresentanza di imprese e professionisti, ma anche quella istituzionale, con i sindaci dei territori interessati alla Deputazione Regionale e Nazionale e Iblea. L'esponente del governo regionale, dopo aver ascoltato gli interventi scalette, si è soffermata a dare risposte alle criticità sollevate, in particolare dal presidente dell'Ordine degli Agronomi Francesco Celestre. Desideremo ringraziare l'assessore Bandiera, ha aggiunto poi il presidente di PM Sicilia Roberto Biscotto, per la disponibilità manifestata e, seppure i forti ritardi, a rivedere i criteri di selezione dei bandi e a rendere meno complicate le misure in fase di attuazione. Nei giorni scorsi i consiglieri comunali del PD si sono recati a Scoglitte per verificare presso la delegazione se corrispondevano al vero le voci che gli operatori fossero impossibilitati a lavorare in modo proficuo, e la risposta è stata affermativa. L'altro ieri, come gruppi consiglieri di PD e Nuove Idee, Salvatore Di Falco, Sara Siggia, Bianca Mascolino e Giuseppe Nicastro, insieme al responsabile per i problemi della frazione Marco Dezio, si sono recati agli uffici di delegazione di Scoglitti, dove è stato verificato, con il loro assoluto disappunto, che è vero che gli stessi non sono messi in possibilità di lavorare in modo proficuo. La linea telefonica, dicono i quattro, è assente da mesi, insieme a questa anche quella internet. Gli uffici sono quindi impossibilitati a rilasciare qualsiasi tipo di certificazione e questo stato di cose dura da mesi. Apprezziamo l'impegno dei dipendenti, dicono i quattro dell'opposizione, che ci risulta che con le loro macchine si recano a Vittoria con la documentazione consegnata dai cittadini per fare i certificati, ma sono costretti a utilizzare questo sistema che è a dir poco vergognoso. Poi sono ringraziati i dipendenti comunali che svolgono questo lavoro, anche se non è di loro competenza, mentre non abbiamo alcun apprezzamento, dicono dall'opposizione, nei confronti del rappresentante del gabinetto del sindaco, il quale alla vista dei consiglieri non ha avuto neppure la buona educazione di alzarsi
potesse venire a salutare dalla delegazione, chiudendoci quindi la porta in faccia. Questo è il cambiamento attuato nella frazione, rimarcano dall'opposizione, ma lo ripetiamo, Scoglitti merita di più. La rivolta dei panificatori siciliani, ormai il grido è quasi unanimo, ossia no alla panificazione nei giorni festivi, e c'è la proposta di fare scegliere loro cosa fare, in accordo però con i sindaci dei propri comuni. I panificatori siciliani fanno sentire la loro voce, non hanno alcuna intenzione di accettare le condizioni del nuovo decreto legge sulla panificazione in Sicilia, che li obbligherebbe a chiudere il giorno della domenica. A dire il vero, né assessore, per andare incontro alle richieste delle associazioni, ha rivisto il decreto legge dell'anno scorso, imponendo agli stessi operatori la chiusura solo in due domeniche del mese. Ma ai panificatori siciliani l'alternativa non piace. Ci ha lasciati delusi l'iniziativa dell'assessore, hanno affermato CNA, Confartigianato, Casa Artigiani, CLA e Confesercenti. Anche chiudere solo due domeniche, dicono, darebbe una grossa perdita economica per i nostri operatori. La proposta che le associazioni di categoria fanno alla Regione è quella dunque di far scegliere agli operatori, qualora volessero riposo settimanale, in accordo con i sindaci dei comuni. A detta dei panificatori e delle associazioni che li rappresentano, il decreto così come voluto da Turano favorirebbe la grande distribuzione e l'abusivismo. Non restiamo aperti al dialogo, concludono le associazioni di categoria, confermiamo la nostra disponibilità per contribuire a elaborare una nuova proposta sulla panificazione siciliana che risponda però alle reali esigenze del comparto. Poi sull'argomento ci ha lasciati basite, delusi l'iniziativa dell'assessore Turano, che pur mostrando iniziale apertura e disponibilità, affermano le associazioni datoriali, ha finito per ignorare e disattendere le nostre richieste elaborate dopo una serie di incontri con i panificatori, lasciando sostanzialmente le cose mutate rispetto alla normativa originaria da noi mai approvata e appoggiata. La soluzione da lui prospettata sarebbe quella di limitare la chiusura obbligatoria a due domeniche nell'arco del mese. Per quanto ci riguarda, continuano ancora le associazioni datoriali, questa proposta ripropone gli stessi estremi di illegittimità contenuti nel decreto Lobello. A Scicli, l'ASCOM al centro di un confronto con l'amministrazione comunale sulla programmazione primavera-estate 2018. Per i vertici dell'ASCOM è fondamentale la concertazione per ottenere risultati positivi. La programmazione primavera-estate 2018 è stata al centro a Scicli di un confronto tra la sezione ASCOM e l'amministrazione comunale. Per il presidente Raffaele Giallongo è fondamentale la concertazione per ottenere alla lunga risultati positivi. Sul tappeto innanzitutto la questione viabilità, rispetto a cui occorre intervenire su numerosi aspetti, a cominciare dalla ZTL, che occorre evitare gli errori compiuti lo scorso anno, soprattutto nelle borgate, e per fare in modo che il sistema funzioni servono parcheggi e servizi funzionali. Servirebbero poi più controlli da parte della polizia locale per limitare la piaga della sosta selvaggia e la maleducazione di chi, per esempio, col proprio mezzo blocca gli scivoli per l'accesso ai marciapiedi, rendendoli di fatto inaccessibili ai portatori di handicap. Inoltre, rimarcano i vertici della DASCOM, sul fronte dell'organizzazione degli eventi è stato chiesto alla Giunta un sostegno più deciso anche in termini di incentivi o detassazione su suolo pubblico e COSAP. Ed è anche opportuno, infine, che si possano incentivare le feste principali del nostro paese, investendo sulle stesse con delle sagre o con eventi di contorno. A Ragusa il Comune ha accolto l'invito del Lions Club, del Leo Club, di aderire alla campagna Mi Illumino di Meno, promossa dal programma di Radio 2 Caterpillar in occasione della giornata internazionale del risparmio energetico in programma venerdì 23 febbraio. Nella serata di tale giornata, tesa a sensibilizzare la popolazione per il risparmio energetico e il controllo delle emissioni di CO2 in atmosfera per un uso sostenibile dell'energia e dell'ambiente, è stato concordato appunto di spegnere le luci di Piazza San Giovanni e Piazza San Giorgio dalle 18 alle 18:30. Sport, ottima performance domenica per la squadra degli arcieri mediterranei di Pippo Carruba, conquistata agli interregionali giovanili 3 titoli regionali e 1 di squadra. Domenica i nostri ragazzi sono stati veramente grandi, così Pippo Carruba, tecnico degli arcieri mediterranei di Vittoria, al termine della manifestazione interregionale. In campo c'erano Alessandra Catalano, Francesco Pernice, Giovanni Elia, Marco Cappello, Carmelo Roccasalvo, Salvatore Russello e Marcello Giacchi. I ragazzi hanno dato il meglio di loro stessi in pratica e sono stati concentrati fino al termine.
Sul podio in tre, con tre titoli regionali, un assoluto di categoria, una di squadra e poi due posti e un terzo posto. Sul podio quindi per il titolo regionale assoluto di categoria Marcello Giacchi e Marco Cappello, dietro Francesco Pernici e Alessandra Catalano. Poi c'è vinto anche il titolo regionale di squadra con Marco Cappello, Francesco Pernici e Carmelo Roccasalvo. Con questa competizione si è dunque chiusa la stagione invernale, ha affermato lo stesso Carrube. Adesso ci concentriamo per le competizioni estive, incominciando ad allenarci al campo esterno che si trova vicino alla Fontana della Pace. Massima soddisfazione quindi per i tecnici, appunto lo stesso Pippo Carrube e Nuccio Consalvo, per i tanti successi che in questa stagione hanno conseguito i ragazzi vittoriesi. Chiudere un appuntamento riguardo il teatro, prosegue giovedì 22 febbraio al Marcello Perracchio di Ragusa la rassegna I colori della fantasia, promossa dal Centro Teatro Studi di Ragusa. Tornerà quindi in scena Sognando Hansel e Gretel per studenti dai 5 agli 11 anni, alla luce dell'importante successo conseguito lo scorso ottobre, affermato il regista Franco Giorgi. Abbiamo pensato di replicare questo lavoro, è un appuntamento che ne siamo certi non mancherà di attirare l'attenzione soprattutto dei giovani che parteciperanno. Ci fermiamo a dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. E siamo al riepilogo dei fatti in primo piano. Fermato dalla polizia per violenza e minacce, Rosario Dezio, imprenditore e consigliere comunale, ha procurato gravi lesioni ad un operaio rumeno che aveva preso una bombola per riscaldarsi. L'uomo ha sorpreso nottetempo l'operaio con una bombola di gas sottratta al magazzino, va quindi picchiata a mani nude e poi anche con un bastone, quindi con un fucile ha esploso dei colpi in aria per provare a terrorizzarlo. A Ragusa la polizia arresta un nigeriano 21enne per spaccio di stupefacenti. La droga hashish era occultata all'interno del centro richiedente asilo dove il giovane era anche ospite. Oltre all'hashish, il nigeriano aveva con sé materiale per confezionare la droga e un bilancino. Giovane che era sotto osservazione da tempo alla luce dei movimenti intorno al centro e hanno insospettito la polizia. La giunta Musumeci, al vaglio di diverse criticità dalle società partecipate, ormai al capolinea, con una situazione ormai drammatica alla sanità con l'arrivo a breve di nuovi manager. La crisi di riscossione Sicilia e Sicilia digitale mette il governo regionale a diventare decisioni difficili, mentre per la sanità sono in arrivo i nuovi manager, dopo le stagioni con i commissari voluti dal precedente governo Crocetta. Partecipate a interessante convegno a Vittoria sul piano di sviluppo rurale, sul tappeto i ritardi nell'attuazione delle misure del piano che per l'assessore Bandiera saranno presto rimossi. Parola dello stesso esponente di governo che è intervenuto sulle criticità emerse nelle misure già in itinere, con particolare attenzione alla provincia Eblea. Tra i presenti anche il presidente Roberto Biscotto di PM Sicilia. Per i panificatori siciliani no alla chiusura nei festivi, il grido quasi unanime riaccende il dibattito intorno alla questione che in questi mesi sta lacerando un'intera categoria. Panificatori che hanno fatto sentire la loro voce non hanno alcuna intenzione di accettare le condizioni del nuovo decreto che li obbliga a chiudere nei giorni di domenica e festivi. La proposta sarebbe allora quella di farli scegliere. TG termina qui per il momento, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.